Ancora diatribe in Consiglio Comunale a Borgotaro, l'assessore Matteo Daffadà replica il consigliere di minoranza Toffanin, tema del contendere ancora la passerella. Secca replica dell'amministrazione comunale di Borgotaro alle accuse mosse dal consigliere di minoranza Giuseppe Toffanin nella seduta consiliare del 31 gennaio scorso in merito alla permuta della striscia di terreno di proprietà comunale ubicata tra il fiume Taro, via De Gasperi, la struttura delle piscine e il maneggio. Tale appezzamento di 263 metri quadri è infatti stato ceduto alla cooperativa Onlus Amici dei Vigili del Fuoco, che in cambio si è impegnata a provvedere all'effettuazione di alcuni lavori sulla vicina passerella ciclopedonale, nonché sulla pista che ne consente l'accesso. Toffanin, sia durante il dibattito che successivamente ai microfoni di RTA, aveva affermato che la permuta dell'area era un escamotage dell'amministrazione comunale per tamponare la mancanza delle risorse necessarie alla manutenzione della passerella, confermando così il giudizio che egli aveva precedentemente espresso sull'inutilità dell'opera. Intanto l'oggetto del contendere non è la manutenzione della passerella, quanto invece la pulizia della stessa nel momento in cui dovesse nevicare, come è già successo anche quest'inverno. È stata un'opportunità da parte dell'amministrazione quella di cambiare, invece che avere dei soldi rispetto a una vendita di comunque 263 metri quadri di terreno, che ha razionalizzato anche le proprietà della cooperativa dei Vigili del Fuoco. Dicevo, è stata un'opportunità quella che invece che incamerare del denaro, quella di chiedere a loro di darci una mano nel manutenere il territorio, l'intorno, quindi l'erba, lo sfalcio dell'erba e via, ma soprattutto quella di sgomberare la passerella è appunto in inverno della neve che ci cade sopra. Quindi non vedo nulla di strano se il comune, in un momento in cui col patto di stabilità sia sempre meno personale, si hanno sempre meno risorse, invece che ricevere in cambio del denaro, chiede dei servizi a chi ne ha del beneficio. Il grido di aiuto, l'appello lo ha lanciato Don Angelo Busi, parroco di Borgotaro, ed è stato ripreso da Mauro Del Grosso, che in questo servizio ci spiega come i sacerdoti del nostro territorio vengano lasciati sempre più soli. È un po' di tempo che la nostra emittente purtroppo deve segnalare delle cose negative che avvengono in Valtaro, che avvengono soprattutto a Borgotaro: chiusura di uffici, chiusura di servizi, diminuzione di possibilità per i studenti, per viaggiatori, per lavoratori e per tutta la popolazione. Allora, a questo punto ci sono arrivate delle segnalazioni contrarie, ha scritto qualcosa Paolo Gigliotti, mi hanno fermato degli amici dicendo insomma non dovete dare solo notizie negative, noi notizie solo negative non le diamo. Però dobbiamo dare le notizie, non possiamo nasconderci dietro un dito, la situazione non è bella, non è rosea. Tanto più che non è colpita solo la struttura imprenditoriale, i servizi, le famiglie e tutto quello che ruota intorno al mondo, diciamo, civile. Anche il mondo religioso comincia ad avere dei problemi. Perché? Perché stamattina Don Angelo, a messa, ha detto che rimane parroco solo, perché gli vengono tolte risorse, umane che vengono trasferite in altre parrocchie. Quindi da solo ha detto: scusate parrocchiani, ma io d'ora in avanti cercherò di fare quello che umanamente posso fare, di più non posso fare. Questo è un altro messaggio che ci fa capire come stiamo scivolando in basso. Succede quello che è successo nelle frazioni negli anni scorsi: il primo a doversene andare perché moriva, perché diventava anziano, per tanti motivi, era il parroco, e da lì è franato tutto. Questo è l'ultimo baluardo che tiene come civiltà, come socialità, la Chiesa, la Santa Messa della Domenica, per chi è credente, ma comunque tutto quello che ruota intorno al mondo cattolico, che è fondamentale. Anche questo non è un bel messaggio, io vorrei vedere come lo viene interpretato da questi positivisti, da queste persone che pensano che stia andando tutto bene in Valtaro, perché effettivamente non è una bella notizia. Un'altra cosa che mi fa riflettere è che a Roma il numero dei preti, dei prelati, dei vescovi non è diminuito, aumenta, perché quelli che vengono tolti qui vengono messi a Piacenza e a Roma, almeno le notizie sono queste. Sta succedendo esattamente quello che succede con lo Stato: si toglie le periferie per rinforzare il centro, anche nella Chiesa. Il Circolo Culturale L'Albero di Albareto presenta il corso di cucito e di ricamo lunedì prossimo, 18 febbraio, alle ore 20:30, presso la sede del Circolo Culturale L'Albero, nell'aula di musica della scuola di Albareto. Questo è il primo incontro, che servirà ovviamente per stabilire la programmazione dell'intero corso. Per saperne di più potete chiamare il 328-235-0359.
Ed eccoci alla pagina sportiva, apriamola subito con il basket. Oggi pomeriggio sono scesi in campo al Palaraschi i maschi, i Diavoli Rossi, domani pomeriggio invece toccherà alle ragazze della Valterese 2000. Sono entrambi casalinghi gli impegni del fine settimana delle formazioni locali di pallacanestro. A dare il via alla due giorni di basket, i ragazzi del coach Allodi, che oggi pomeriggio alle 17.30 sono scesi in campo contro il Vico Basket Parma. Anche le ragazze della Valterese 2000 disputano il loro incontro sul parquet del Palaraschi, ma questo succederà domani alle ore 18, quando andrà in scena la gara contro la Juvenilia Reggio Emilia. Per le bianco-blu del coach della Pina la partita sarà il crocevia della stagione. Una vittoria permetterebbe alle borgotaresi di staccare definitivamente il gruppo, che la insegue a quota 6 punti, e mettere una bella ipoteca sulla qualificazione in ottima posizione ai play-out salvezza. Le ragazze, come dimostrato anche nella sfortunata prova di sabato scorso contro Fiorenzuola, si trovano in un ottimo momento di forma e certamente non vorranno lasciarsi scappare l'occasione di allungare in classifica. Per fare questo però, così come i cugini di promozione, hanno bisogno del sostegno del pubblico del Palaraschi, che quindi si attende numeroso e caldo come sempre. Ma parliamo anche di calcio, del Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, che finalmente ottiene un risultato positivo. Finalmente buone notizie per il Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Quiliano nell'ultima partita. I biancoazzurri, grazie a questo importante risultato, si avvicinano al Campo Morone, penultimo in classifica. In settimana è giunta anche la notizia che la formazione ligure emiliana potrebbe vincere la partita a tavolino per 3-0. Il Campo Morone ha giocato infatti per diversi minuti senza un giovane del 1994 ed il regolamento dice che le due squadre devono giocare con almeno un giocatore di quell'annata. La società parmense Tigullina ha quindi espresso un reclamo che, se verrà accolto, permetterà al Santa Maria San Salvatore Fontanabuona di avvicinarsi ulteriormente al Campo Morone. Vi è però stata durante la settimana anche una brutta notizia, ovvero il divorzio tra la società ed il responsabile del settore giovanile del club, Costanzo Celestini. Nulla di personale, ci siamo accorti che noi probabilmente non siamo all'altezza di avere un allenatore del calibro di Celestini, che è un vero professionista, e per evitare disagio sia a lui che a noi siamo giunti a questa decisione in maniera molto amichevole, ha dichiarato il presidente del Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, Lorenzo Guglielminetti. Il meteo di domani, domenica 17 febbraio, avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale per tutto l'arco della giornata. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, con valori tra meno 3 e 1 grado, le massime stazionarie valori tra 3 e 6 gradi, venti saranno deboli. E con questo è tutto, il TG si chiude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio ai nostri programmi, vi auguro una buona domenica, l'informazione torna lunedì, arrivederci.